20. Pedunco, al momento sto analizzando un attimo mentre analizzi, io faccio segno alla regia di compilare un numero, quello del sindaco, quello del sindaco, il sindaco di quel piccolo paese in provincia di Verona, dove è dovuto intervenire alla fine il giocatore dell'Inter, poi vediamo se è vero o non è vero, Candreva, per pagare la mensa a tutti i bambini poveri del paese, il sindaco di Minerbe Girardi della Lega, che io mi sento che appoggerò, caro David, in questa battaglia di principio, perché tutti quelli che pagano la retta, tutti quelli che pagano la retta devono essere garantiti. Non ci può essere un furbetto che non solo non paga, ma non risponde nemmeno alle chiamate del comune. Pronto? Sindaco? Sì? Radio 24, sono Cruciani, come va? E vai Cruciani! Come andiamo? L'aspettavo, l'aspettavo, ammetto che l'aspettavo. Allora, devo dire, è evidente che quando uno fa una stronzata, ma non voglio usare delle parolacce, è evidente che si aspetta la chiamata del truce della radio. No, guardi sindaco, io devo dire la verità, lei in linea di principio, in linea di principio lei ha ragione. Ma Mantova lì, no? No, non c'è Mauro, è Parenzo. Parenzo. Ascolta tutto per me. Però sindaco, posso dire la verità, che in linea di principio lei ha ragione. Se una famiglia non paga, aspetta, non solo non paga, lasciami parlare David, non solo non paga, ma come dire, avvertita Il luogo comune, per avvertita forza più volte e non risponde nemmeno al il comune, i filtri della radio, uno a un certo punto interrompe interrompe, è normale, esatto. Non vanno a mangiare i bambini, certo. No, però, ma noi non vogliamo affamare nessuno, ma gli diamo anche perché, qualcosa gli viene dato da mangiare. Calcoli che certe mense li tengono fuori i bambini, non li fanno neanche entrare. Cioè lei è stato anche più buono di quello che sono stato, probabilmente anche più buono dal punto di vista mediatico. L'immagine della bambina con i cracker e con il tonno, diciamo, non è una bella immagine per i buonisti. Dice, oddio, la bambina con i cracker e con il tonno. Perché i buonisti? Allora, posso dire una cosa? Se uno vuole dare da mangiare ai bambini, perché buonisti? Il tonno è comunque un secondo che viene dato in qualche altro giorno nel calendario della mensa. Sì. Oltre al tonno viene dato il pane, viene data la frutta, viene data la verdura. Quindi un menù differenziato. Non è che gli mettiamo lì la scatoletta di tonno come il gatto. Dunque, quante volte ha mangiato sto cracker e tonno famosi che sono diventati l'emblema, diciamo, della cattiveria? Della mia amministrazione, una volta sola. Cioè, uno per difendere un principio ha fatto mangiare per un giorno una bambina cracker e tonno. Non è che è morta di fame, giusto no, Parenzo? Non è morta di fame. Ma allora, se siete d'accordo, cosa volete? No, candidatevi tutte e due. Ma fai l'assessore col sindaco. Lei, Parenzo, no, non dovete convincervi. La cosa divertente è che entrambi avete usato gli stessi argomenti. Siete dello stesso movimento, della stessa area. Io non sono di nessun movimento. Della stessa area, il sindaco stessa lo area sa benissimo, io non ci siamo mai conosciuti. Non lo conosco. Ho usato il termine buonisti perché qualcuno si è messo a difendere dei bambini che mangiano col tonno. Una bambina che ha mangiato un giorno cracker e tonno. Sindaco, non è una sconfitta allora, per lei. La vergogna non lei se la sarebbe dovuta prendere con i genitori, semmai, ma non far pagare ai bambini. A questo come risponde, sindaco? Ma non c'è da rispondere, è una follia, capito? Fammi sentire. Noi la famiglia è da mesi che la cerchiamo, che le chiediamo di rientrare con il debito, loro non lo fanno regolarmente. E cioè, non rispondono. Le casse del comune non possono piegare questa cosa. Ma non è un problema, Parenzo. Non è un problema di casse del comune. È semplicemente che noi vogliamo cambiare passare dall'assistenzialismo puro alla sussidiarietà. Quanto è il debito, diciamo, accumulato da questa famiglia nei confronti della scuola? No, ma non è una questione di. Quant'è la cifra? Ma la 3.000, cifra 1.000 euro, 4.000 euro. Quant'è? Qualche centinaio di euro. Quindi per qualche centinaio di euro il sindaco ha fatto la pagliacciata e la campagna elettorale. No, pagliacciata, io non ho fatto niente. Guardi, Parenzo, che la pagliacciata e la campagna elettorale sulle spalle della bambina. La pagliacciata sulle spalle della bambina per 100 euro. Cioè, ci rendiamo conto della storia qual è? Devi stare calmo. Siete pieni di propaganda, ma va benissimo. No, sto dicendo una cosa. È una questione di principio. Cioè, perché? Mi spieghi. Per quanto poco, almeno devi dare quello. Di che nazionalità sono questi qua? Marocchini? Sì, ma lei li prende
prenderà noi questi soldi da Candreva o no? No, noi no. A lei non li prenderà i soldi? La scuola, sarà casomai la scuola, in accordo col calciatore, a prendere un contributo, una tantum, una donazione da parte del calciatore per spese interne alla propria scuola. Cioè, e lei comunque il comune i soldi da Candreva non li prende? No. Perché è intervenuto il calciatore dell'Inter? Perché ha un legame col paese? Perché è intervenuto? No, perché ha letto su internet? Ha letto sul giornale e ha detto, si è sentito insomma di voler dare una mano, ma come lui hanno scritto in tantissimi altri. Però, un principio semplice che è quello dell'empatia, o quello semplicissimo di provare di fare un gesto civile, molto semplice. Lei in questo caso ha usato la bambina e l'ha trasformata in un caso politico. Complimenti. Complimenti, rappresentante del popolo. Bravo. La roba è arrivata. Di che partito è lei? Della Lega. Ah, ok. Scusi se ho fatto la domanda. Il PD di Verona. Ma ti credo. Lei ha discriminato. A te piacciono le persone che non pagano la mensa? No, per capire. Assolutamente no, ma l'avrei risolto in altro modo. Come risolveresti il problema? Anzi, potevamo dargli anche una stella gialla volendo alla bambina, no? Adesso, dai. Perché? Per mangiare, sì, certo. Siccome i genitori non hanno pagato, la potevamo mettere in un angolo. Ma dove ha mangiato questa bambina? Questi crackers torno in questo giorno. Lei dice solo un giorno. Dove l'ha mangiato? Insieme agli altri? Sì, in mensa. Beh, sa che i bambini notano le differenze l'uno degli altri, no? Quando hanno i menù magari diversi, la cosa in genere viene, se la fanno notare. Questo mi pare un principio abbastanza evidente, non pensa di averla messa in una situazione di disagio questa bambina, non pensa lei, il sindaco, che anziché rappresentare tutti. Fammi sentire. Sicuramente la bambina magari avrà notato la differenza, ma io non credo che sia. Ma io sono della Lega e io me ne frego perché mi hanno votato gli elettori. No, non è che me ne frego. Mi hanno votato e quindi me ne frego. E gli do una banana se è negra. Oppure. La cosa incredibile, però, è che uno non ha dato una liana, non può fare. Poteva giocare sugli alberi. Non può far passare un principio. Ma non si fa passare. C'è modo e modo di far passare un principio. Questo sto dicendoti. Il sindaco, sto dicendovi a te, al sindaco e al vice sindaco. Al sindaco e al vice sindaco Cruciani. Vi sto dicendo che sono modi diversi. Vice sindaco, sicuro. Ad onorem. No, facciamo assessore. Assessore. All'ordine pubblico. Il sindaco, uno deve essere eletto. Sì. Va bene, sindaco, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ciao.